se non si, adesso io capisco perfettamente che voi tu si sia agitati per il posto di lavoro, mi rendo conto, infatti mi sembra di essere come avvenuto a tutte le iniziative a favore dei dipendenti Agnesi, mi sembra di essere andato a tutti gli incontri che dovevo andare, mi sembra di aver fatto tutto quello che ho potuto fare fino ad oggi. Però qua dentro ci sono delle regole, non si può parlare, non si può capire, non si possono fare commenti. Allora, io capirei che questo può essere dato, perché altrimenti se cadono i principi e le regole, il paese va fuori controllo e noi nel caso che ci va. Qualsiasi valida, io ancora il sottobanco non mi faccio con nessuno, quindi che il proprietario chieda la trattativa di realtà, vuol dire farlo con il sottobanco, anche se poi rimane magari verbalizzato e reso noto e condiviso una volta che magari si è ritrovato. Alla conclusione, non mi risulta che il comune mestiere faccia l'imprenditore immobiliare. L'ipotetica trasformazione dello stabilimento in fantastiche residenze fronte mare, tenuto conto che dobbiamo parlare di Cutri, che avrà bisogno di alcuni anni, e tenuto conto che poi ci sarà da approvare un progetto con Inter per alcuni anni, credo che nella più favorevole delle ipotesi, vogliendo riconoscere qualunque cosa, non possa venire prima nei prossimi 10 anni. Quindi mi pare che qua stiamo andando, come dire, a voler sempre parlare e mettere, cioè, parole, fare demagogia e parlare di cose che non sono quelle relative al problema che stiamo affrontando. Noi stiamo affrontando il problema di evitare che chiuda l'astificio Agnesi, questo è il problema da risolvere. Non è impedire che tra 15 anni qualcuno vada a fare un albergo piuttosto che qualche palazzo residenziale a Liberia. Quindi, visto che questa mattina è stata espressa per la prima volta negli ultimi anni la volontà di instaurare una trattativa tesa a e mantenere, ripeto la parola sottolineata, mantenere lo stabilimento ad Imperia, io penso che fino a prova contraria sia il caso di dare il credito. Viceversa, io confermo parola per